Nato in internet con oltre 40.000 sostenitori su Facebook, il comitato organizzatore del primo sciopero in Italia degli stranieri, che si terrà il prossimo 1 marzo, si è presentato in un'affollatissima assemblea svoltasi domenica 17 gennaio allo spazio Tadini a Milano. Perché questo sciopero? Ma la scintilla ce l'ha data Nadia Lamarckbi, che avete sentito oggi qua alla nostra presentazione, che è la giornalista che in Francia ha ideato questa giornata senza immigrati. Noi l'abbiamo letto dai giornali, ci ha colpito anche la modalità di costituzione di questo movimento, appunto spontanea, sfruttando la rete, espressione della società civile, slegata dai sindacati, slegata dai partiti. Abbiamo detto noi, volendo, possiamo provare a fare questa cosa. Si tratta di parlare di immigrati tout court, ma di parlare di nuova cittadinanza. Allo spazio Tadini anche un ospite di eccezione, Nadia Lamarckbi, giornalista ed organizzatrice del movimento francese. Questa idea, in fait, elle vient on appelle ça en France un dérapage. C'est-à-dire que au mois d'août dernier, fin août, il y a l'ancien ministre de l'immigration qui a tenu des propos déplacés. Et là, avec un groupe d'amis, on s'était dit non, trop c'est trop. On ne peut pas continuer à supporter, on ne peut pas continuer à se taire face à chaque fois à des discours de plus en plus radicaux, à des prises de position de personnes qui sont membres du gouvernement ou qui sont des hommes politiques influents, prendre des positions de rejet contre l'autre quoi, et de stigmatisation. Ci sono state tante persone di varie nazionalità che hanno potuto esprimere il loro punto di vista, ma come si svolgerà lo sciopero? C'è una realtà che non tutti i lavoratori sono tutelati nello stesso modo e quel giorno lì non si vuole creare un danno, si vuole che sia una giornata di sensibilizzazione che porti risultato migliore, non che peggiore la situazione di alcuni lavoratori. Per quelli dove sarà possibile fare le sciopero sicuramente qualcosa si farà, dove non sarà possibile farlo si sono proposte delle alternative che comunque si possano fare quel giorno 1 marzo. Tutti i partecipanti allo sciopero del prossimo 1 marzo avranno come simbolo un fiocco giallo portato sul petto.